Ti sarà sicuramente capitato il paziente che ti dice non lo so, magari dice esattamente queste tre parole oppure ti dà una versione diversa del non lo so o una risposta che non risponde, comunque qualcosa che alla fine blocca la terapia, ti impedisce di andare avanti. Nella nostra scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche, che peraltro parte tra qualche settimana, facciamo fare proprio delle esercitazioni su questo, perché effettivamente è una cosa molto tipica che ti puoi trovare durante una seduta. Così ho pensato di darvi qualche apprendimento preso in prestito proprio da quelle lezioni che spero possa essere di aiuto per superare l'impasse. Ovviamente ci sono 981 modi di rispondere a una risposta che non risponde. Carino, rispondere a una risposta che non risponde. Però qui faccio una sintesi di 6. Se poi te ne vengono in mente altri, puoi metterli nei commenti qui sotto. Numero 1. Numero 1, aspetta 6 secondi. Sì, 6, non 4, non 7. 6. Non lo so, come dicevo in un altro video, è spesso un modo per dire ci devo riflettere. È una risposta di pancia mentre la testa ci sta ancora pensando. Questo vuol dire che anziché rispondere anche noi di pancia subito, aspettare un po' permette alla persona di elaborare la risposta, di processare e di darci una risposta, di dirci che cosa ha in mente. Ah, i 6 secondi sono una scusa. Mi stupì talmente tanto di leggere in un libro un'indicazione così precisa, aspetta 6 secondi, che ho deciso di adottarla. Numero 2, chiedile di immaginare di saperlo. Devo al collega Salvatore Isaia il fatto di rispondere a chi dice non lo so, supponi di saperlo. Ho approfondito questa risposta anche nei miei studi sulla terapia breve centrata sulla soluzione e devo dire che è incredibile e molto molto efficace. Se una persona ti dice non lo so, dopo aver aspettato i 6 secondi puoi dirle supponi di saperlo o immagina di saperlo. Il fatto è che a volte ci agganciamo a una realtà presente al fatto che in quel momento effettivamente non sappiamo la risposta, ma non pensiamo che possiamo immaginare di saperla, possiamo ragionarci su e arrivare a comprenderla, a conoscerla. Le parole ci legano. Se io stesso ti rispondo non lo so, ti sto sottolineando che è qualcosa che non rientra nel mio bagaglio di sapere, cioè nelle nozioni che possiedo in quel momento. Ma in quel momento, con quel non lo so, nessuno ti sta dicendo non lo comprendo o non lo capisco, cioè non ci arrivo con l'intelletto. Per esempio, se io ti chiedessi quali sono le regole base della terapia breve, tu mi potresti dire non lo so, perché magari in quel momento effettivamente non le sai, ma è molto difficile che tu mi dica non le comprendo, non le capisco. Perché in effetti se io ti dicessi prova a rifletterci, prova a pensarci, tu ti sentiresti in grado di provare a immaginare quali siano, a provare a usare l'intelletto per cercare di capire, di capire quali siano, peraltro incoraggiato dal fatto che ti sto dicendo di provare a pensarci, di fare un tentativo, un esperimento. Quindi allo stesso modo chiedere alla persona supponi di saperlo è un modo per dirgli ok, non le sai, ma prova a immaginare, prova a usare l'intelletto, prova a provare a comprendere quali sono le risposte a quello che ci siamo appena detti. Ed è incredibile quanti già a questo punto si sblocchino. Numero 3, di fronte a un non lo so che prosegue, prova ad arrivare alla risposta assieme alla persona. In effetti a volte anche ragionandoci non si riesce ad arrivare a una risposta perché magari ti mancano proprio dei pezzi di informazione o dei collegamenti tra le informazioni. A quel punto una cosa che puoi fare è arrivarci insieme. Se il problema è che mancano dei pezzi di informazione, devi arrivare a ottenere. Come si può fare questo? Andando a ripercorrere quello che vi siete detti fino a quel momento, partendo dalla definizione del problema e dalla definizione dell'obiettivo. Se hai visto i miei video Scopri il problema del tuo paziente e Come creare degli obiettivi chiari in terapia breve, sai come fare queste due cose in un modo efficace. Ecco, di fronte a un non lo so che continua a dirmi la persona, la terza cosa che faccio è quella di dire proprio alla persona ok, arriviamoci insieme e inizio a ripercorrere quello che ci siamo detti, soprattutto concentrandomi su la definizione del problema, la definizione dell'obiettivo e le
risorse che sono emerse. Questo di solito è utile a entrambi. Da un lato la persona riesce a rivedere quello che ci siamo detti e a trovare delle nuove informazioni, delle nuove associazioni, delle nuove strade che le permettono di arrivare a delle nuove prospettive. In più anche tu stessa come terapeuta, nel momento in cui ripercorri queste strade, potrai avere delle nuove idee, delle nuove informazioni che ti potranno essere utili per rispondere alla persona, aiutarla a superare il non lo so. Riassumendo, aspetta 6 secondi, nel caso chiedi, supponi di saperlo, e se ancora non si riesce a trovare una risposta, ripercorri quello che vi siete appena detto, concentrandoti in particolare sulla definizione dell'obiettivo e sulla definizione del problema. Al contrario, ma è uguale. La prossima settimana vedremo altre 3 tecniche per continuare a superare questa situazione di impasse, leggermente più sofisticate. E se anche quelle non dovessero essere utili, non lo so.